Le opere richiamate da quei documenti sono purtroppo andate tutte perdute o quantomeno non sono state ancora ritrovate. <coughs> in quegli anni operosi è probabile che sia avvenuto un incontro in Provenza, ad Avignone, tra Inguerrande e Antonello da Messina. Questi dopo aver lavorato presso la bottega di Colantonio a Napoli, venne due volte in Provenza, una prima volta nel 1457-59. E la seconda nel 1465-71. È impossibile che Antonello non sia andato ad Abignone e non abbia incontrato l'ormai famoso collega Quartoni. Una prova della dell'influenza di Inguarando San è costituito dal politico di San Gregorio, che Antonello dipinse nel 1473, Museo nazionale di Messina. Per questo politico e la rettable queen. le analogie sono difficilmente discutibili. Enguerrand aveva saputo dare un ritmo energico e angoloso ai suoi personaggi, con un senso ampio e delegato dai volumi. I suoi personaggi hanno compostezza e misura che non superano mai il limite della ieraticità. Una testa leggermente reclinata, San Giovanni nella pietà, la Madonna nel cuore, la mente. Gli occhi incassati nelle arcate, che danno allo sguardo un'ardente profondità intensità. San Giacomo nelle rettave del la linea imprevedibile ad accento circonflesso. Del corpo del Cristo sulle ginocchia della Vergine nella pietà, sono sufficienti a impedire la fissità. La grandiosa semplicità, la sobrietà nel descrivere i sentimenti al limite dell'estasi mistica, fa premio sulle pressioni più laceranti, sulle espressioni, scusate, più laceranti e dirompenti del dolore umano, la Madonna della pietà. La tecnica è fiamminga, ma la luce è provenzale, sul piano della luce si realizza la combinazione originale, tra nord e sud, che costituisce una delle più produttive chiavi di lettura della sua pittura, e che peraltro altro verso ricorda la sintesi mirabile compita in Italia da Piero della Francesca. Quella corrente di realismo e di acerbo umanesimo, di Duccio e di Giotto. Nel Trecento era salita lungo la spina dorsale europea dall'Italia fino alle Fiandre, ora tornava indietro e dalle Fiandre portava i suoi tesori in Italia. Giovanni Bellini e Piero della Francesca furono quelli che meglio seppero raccogliere il frutto di questa corrente di ritorno. Piero in particolare sapeva immaginare l'unione più perfetta tra la maniera fiamminga e la maniera italiana, e cioè realizzare. A me sembra la felice sintesi dell'infinito fiammingo, dell'infinitamente piccolo e dell'infinitamente grande. Entra uno spazio concepito secondo la geometria tutta italiana della prospettiva e del volume. Anche nei contenuti della pittura di Inguerand fu originale e profonda. Basti pensare all'eternità del coronamento oppure alla rappresentazione delle anime ma fu soprattutto il suo stile a dare un forte impulso e ad avere una notevole influenza in Provenza, in Linguadoca, nella Valle della Loira, nel nord della Francia e persino in Italia, come abbiamo visto in Spagna. Dopo il 1466 non si hanno più notizie di Anguaranda, non si può escludere che nuovi documenti possano essere trovati domani, tra qualche anno o mai. Si può però dire che in, in quegli anni Mentre il nord, dopo la pace di Arras le vittorie di Carlo VII, alla fine della guerra dei cent'anni, era riferito, il sud era stato colpito da siccità e carestia ed era declinato miseramente. Il duca d'Anjou e conte di Provenza scrisse al regno in Francia una lunga dettagliata lettera con un'accurata richiesta di aiuto. La maggior parte degli abitanti dorme sulla paglia e la gente è nuda e svestita e loro e le loro famiglie muoiono di fame. Gli altri vanno in giro a mendicare e a chiedere la carità per tutto il paese e si trascinano numerosi per la città e per le campagne. La società la carestia e il caldo portarono tra la gente malattie di ogni genere, vere e proprie epidemie e nuove ondate di peste. Quella del 1459 e quella del 74 furono tremende: è ragionevole pensare che In Guaranda sia morto durante la seconda di queste. I maestri del resto erano diffunti da tempo. Ia Vanek nel 1444 e Campina, più vecchia di Vanek, più tardi nel 51. E anche la prima generazione dei cosiddetti primitivi fiamminghi se ne stava andando. Roger Van Der Weyden sarebbe morto a Bruxelles nel 1464. Bartolome Deca all'inizio degli anni 70. Petrus Christus nel 1472, Jean Fouché nel 78 e si stava già facendo la ribalta la seconda generazione: quella di Eric e di Memling di Van der di Jan Gossard, Mabuse, di Quint Metzis, di Zarongawar, di Schongawar. <coughs> il maestro di Dürer, di Peter Bruegel il Vache e di Jeronimo Sbosch. 20. Il ragionamento di Enguerrand-Quarton. Le studiosi hanno dimostrato che l'iconografia e soprattutto lo stile di quella combinazione un po' cubista di spaziare i volumi con sobria e asciutta eleganza e di tenere unito l'insieme con un'intensa intenso di Proven provenzione, Ebbe un seguito non solo in Provenza, ma anche nel nord della Francia, persino in Spagna, oltre che in Italia, come si è detto, con l'antenna da Messina. Anzitutto è difficile non notare l'influenza esercitata da Inguarand sulla pittura del suo amico Bartellamy. La celebre annunciazione di Aisvela non solo ha una stretta parentela con la pittura del binomio nordico champing ma anche con lo stile di Inguarand. Il profeta Isaia, ad esempio, sembra un personaggio enguarindiano, essendo rappresentato come un blocco scolpito in maniera vigorosa, la cui sobrietà formale, senza cedimenti o concessioni alla decorazione, è compensata da un certo potente di luce sul volto spigoloso. Se il Persino sostenuto, non senza una certa enfasi, che al binomio nordico, campingbanek, avrebbe fatto da Pandan il binomio meridionale in Guerando Bartelami, il rettable di Carpentras, che si ammira nella cattedrale di Carpentras, rappresenta la Madonna incoronata dalla Santa Eternità in un paradiso dorato. Alla destra della Vergine è collocato il figlio e il padre alla sua sinistra. La tavola è completata da un San Zeffirino, un San Sefreno, che protegge una fanciulla esorcizzata dalla cui bocca fugge un demonio, e da un San Michele, con tanto di lancia e bilancia, che calpesta un demonio accornuto.